la salute. Ma possibile che dobbiamo fare di Biella un grande supermercato, un unico grande supermercato? Allora io credo che gli investimenti diversi e anche che producano reddito ci possano essere, certo bisogna cercarli. Insediare lì dentro un supermercato, finisco, vado alle conclusioni, insediare lì dentro un supermercato non è una scelta che fa il mercato, è una scelta che svilisce il valore di quell'area e impedisce l'insediamento di altre attività di più alto livello. Perché non si farà al quinto piano il museo del tessile? Una delle ragioni, è vero che sarebbe stato un progetto complesso, ma una delle ragioni che ci hanno spiegato i nostri amministratori è che l'Unione Industriale e la Fondazione, quando siamo andati a chiedergli giustamente una collaborazione, ci hanno detto un museo del tessile sopra un supermercato, ma state scherzando, ma che schifezza è? Allora scegliere di mettere dentro un supermercato non è un inizio, è la fine. C'è anche la dichiarazione di voto. Appunto, però è già 8 minuti. 9 per la verità. Grazie. Allora, altri interventi? C'è rimasto Robazza. Prego, consigliere Robazza. Non la prendo positivamente, presidente, che mi dica c'è rimasto Robazza. È una sua sensazione. Ma cari consiglieri tutti, vi leggo queste brevi righe in cui uno degli aspetti principali è ricreare un ambiente attrattivo in ambito urbano, intervenendo con regole flessibili su tutto il comparto ex rivetti ed ex ospedale, al fine di agevolare la collocazione sul mercato dei beni del fallimento ex alifici, valutando l'ipotesi di acquistare direttamente la parte dei parcheggi a raso. I rimanenti spazi e volumi potranno essere oggetto di forme di agevolazioni per insediamenti di start-up e di imprese giovanili e o di trasferimento di volumi disponibili in altre parti della città. Sapete da dove ho preso questa frase, cari consiglieri comunali? Ve l'ho presa dal programma elettorale Corradino Sindaco. Sorpresa! Bellissima frase! Cioè, Luciano Rispoli avrebbe detto, ma che belle parole! No, ma risottolineo! Insediamenti di start-up e di imprese giovanili e o di trasferimento di volumi disponibili in altre parti della città. Sindaco, le chiedo un po' d'attenzione, perché durante tutti questi interventi, dopo che ha fatto la sua introduzione, ho notato un certo disinteresse dagli interventi dell'Aula. Le chiedo per favore di fare attenzione, solo questo, perché non è bello da parte del sindaco nel momento di una delibera così importante di non fare attenzione. Tutto quello. Non lo so, io le sto chiedendo perché ogni volta, è da un'ora che ogni volta che alzo la testa lei guarda il cellulare e ho girato altra parte. Le chiedo solo un po' di attenzione e rispetto dell'aula. Tutto qui. Sì, però chiedo scusa, si rivolga all'aula. No, io mi rivolgo. Mi piacerebbe rivolgermi a tutta l'aula e anche al sindaco e alla giunta, ma nel momento in cui il sindaco. Se il sindaco non ha voglia di ascoltare. Presidente, potrebbe far zittire il sindaco, per favore. Signor sindaco, per cortesia. Ho soltanto chiesto la. Un po' di silenzio, lasciamo lo spazio. Per cortesia. Per cortesia. Allora. Ok, signor sindaco, per cortesia, ancora? Non è possibile. Vede, per cortesia, caro sindaco. No, signor sindaco, per cortesia. Vede, signor sindaco, lei può considerare il mio uno show. Il fatto è che queste parole che ho letto lei le ha scritte nel programma elettorale per cui i cittadini di Biella lo hanno votato. Riprendo l'orologio adesso, Lei ha scritto queste parole sul suo programma elettorale per cui i cittadini di Biella l'hanno votato e oggi il suo atteggiamento è quello in totale, non lo so il Consiglio Comunale che cosa vorrà fare, ma nel termine italiano il termine giusto è arroganza, arrogarsi il diritto di avere ragione visto che
visto che all'introduzione di questa delibera lo show l'ha fatto lei. Lo show l'ha fatto lei condannando e criticando quelle quattro persone che c'erano sotto, due nominandole addirittura, no? Ha nominato Beppe Galeno, ha nominato il barista Michele Orsalla, ha nominato Davide Fella di Confesercenti, quelle quattro persone, ecco. Allora, vede caro signor sindaco, è questo l'errore per cui... Per cortesia, però facciamo ultimare l'intervento al consigliere. Io so benissimo quello Robazzo. Che dico, però vorrei finire l'intervento. Prego, signor sindaco. Per cortesia, dobbiamo ascoltare Robazzo. L'ho nominato io perché era presente sotto ed è il direttore di Confesercenti. Allora, prego. L'arrogarsi il diritto di avere ragione sulla partita delle pettinature, su come ce l'ha illustrata lei oggi, caro sindaco, è totalmente a livello politico quello per cui in questi anni c'è stata una disaffezione totale dalla politica nei confronti dei cittadini o viceversa, nella quale il cittadino non si sente assolutamente né ascoltato né tutelato, e qui non si tratta di centrosinistra, centrodestra o liste civiche, qui si tratta soltanto del fatto in cui una persona in un ruolo di potere decide al di sopra di quelle che sono anche delle soltanto semplicissime volontà di ascolto da parte di una comunità. Allora, nel momento in cui un'associazione di categoria che rappresenta decine, centinaia di imprese locali, per cui oggi c'erano due rappresentanti del direttivo, sì, erano in due, ma rappresentano centinaia di imprese del territorio biellese, per cui sminuire il sit-in che hanno fatto qua sotto, dove vi hanno distribuito anche a voi un foglio, lo trovo un atteggiamento scorretto da parte del sindaco. Non ascoltare una comunità come quella del quartiere San Paolo, dove guarda caso non c'è più il consiglio di quartiere, tra l'altro, aperta e chiusa parentesi, vi ricordo che avevate detto di restituire i consigli di quartiere, siccome non c'è più il consiglio di quartiere a San Paolo, giustamente le famiglie tramite la parrocchia hanno fatto quello che avreste dovuto fare voi: confrontarsi col territorio, con gli abitanti, con le famiglie, ascoltare. Il primo dovere della politica, caro sindaco, è ascoltare i cittadini. Lei in questi mesi non lo ha fatto in nessun modo. E allora, anche nell'intervento della consigliera Caldesi, oltre a non ascoltare i cittadini, ma noi ci permettiamo anche di dire che, ma sì, alla fin fine erano dei bambini, ma cosa volete, che ascoltiamo i bambini? Ecco, cara consigliera Caldesi, sì, ha detto esattamente questo, in cui giustamente ha detto testuali parole, che giustamente il parere dei bambini, più di tanto non possiamo prenderlo in considerazione, no? Erano queste più o meno le parole che... Ecco, allora, cara consigliera Caldesi, nella politica... Per cortesia, un attimo di... Allora, quello che il consigliere Robazzo voleva sottolineare è che nel momento in cui una comunità... Possono uscire? Ecco. Allora, vorrei finire l'intervento, grazie. Prego, Presidente. Prego. Scusi, vale, Presidente, cosa dovevo parlarmi sopra durante l'intervento? Richiederei naturalmente un po' il tempo perché mi è stato tolto. Per il numero legale, la prossima volta, mi ricordo, vi porto il pallottoliere, ok? Così sarete in grado di contare. 10 minuti di sospensione, per cortesia. Grazie. Non lo so. Fantastica. Con una classe impossibile.